Santini, un po' troppo forte questa PR, 8-0 alla fine. Molto superiori, sì, sicuramente. Siamo molto rimaneggiati, una stagione un po' disastrata per noi, però abbiamo provato a fare quello che si poteva fare. Loro sono nettamente superiori, oggi hanno dimostrato nettamente. Primi minuti di equilibrio, però loro insomma hanno preso un po' il sopravvento e soprattutto nel finale del primo tempo quei due gol velocissimi. Siamo stati un po' troppo nervosi nel momento in cui siamo calati fisicamente e si è visto sulla partita che le gambe non reggono più, poi la testa non risponde e quello, più di quello non potevamo fare nettamente oggi. Per la prossima stagione da dove si può ricominciare? Dai buoni elementi che abbiamo dalla rosa, dall'impegno che abbiamo avuto e la serietà nelle ultime partite, e penso che sicuramente potremmo migliorare, peggiorare non si può fare. Complimenti agli avversari e va bene così. Simone Petraccini, 3 punti dopo la sosta, il turno di riposo, insomma le buone indicazioni ci sono? Sì. Sì, le buone indicazioni ci sono, peccato che siamo alla fine del campionato e abbiamo sprecato molte partite durante il campionato per stare in una posizione magari più alta di quello in cui stiamo adesso. Ora, queste ultime partite di questo campionato, che cosa cercate? Cerchiamo di fare sempre la nostra partita, vincerle tutte normalmente e arrivare al piazzamento più alto che possiamo avere. È più grosso il rimorso per non aver fatto qualcosa in più oppure insomma vi accontentate? No, certamente c'è un gran rimorso per l'andata e tutte le partite che abbiamo fatto comunque potevamo esprimere un miglior calcio e magari con delle migliori sfumettature. Mister Stampatore, forse la migliore prestazione dell'anno, una squadra complicata come la Polisportiva Genzano, praticamente non è mai entrata in partita grazie alla PR. Sì, è giusto, complicata è dire poco, sono i primi in classifica con 8 o 9 punti di vantaggio, adesso non so esattamente quanti ne abbiano, però questa sera finalmente ho avuto dalla mia squadra quelle risposte che andavamo cercando da un po' di tempo, cioè la voglia, la grinta, la qualità c'è sempre stata. C'era mancata forse un po' di convinzione nei nostri mezzi sino ad ora, anche se da qualche settimana comunque sia in campionato che in Coppa Provincia di Roma stavamo giocando bene, per cui io diciamo che questa è una prova che mi aspettavo e sono contento che sia arrivata questa sera. Questi 6 punti fanno anche bene alla classifica che insomma è un po' meno grigia di prima. Assolutamente sì, diciamo che alla nostra classifica mancavano dei punti che comunque avevamo perso per colpa nostra, non è che possiamo recriminare più di tanto. Diciamo che adesso speriamo sia iniziato un'inversione di tendenza e che queste partite, insomma, così come questa, ma anche giocando un po' meno bene, mi sta bene lo stesso, insomma, riusciamo poi a fare il risultato e portarlo a casa, come ad esempio quella della settimana scorsa su un campo difficile come quello del Cosmo Sardea. Abbiamo giocato veramente una buona partita, una partita di carattere come quella di oggi d'altronde.